dottoressa Gabriella Mirabile, buonasera. Buonasera a tutti. Ben trovata, che fa di professione l'urologa. L'urologa, esattamente. Con te vorremmo parlare di quello che è un fenomeno da non sottovalutare, che forse ha uno spettro più ampio di quello che pensiamo, ovvero l'incontinenza. Esatto. L'incontinenza urinaria purtroppo è un problema che affligge tantissime persone, molto più di quelle che si può pensare. Anche perché spesso le persone per vergogna non fanno uscire il problema. Molte donne ritengono che dopo una certa età sia normale perdere le urine, quando questo non è. Soprattutto abbiamo tante possibilità terapeutiche ad oggi, sia di prevenzione che di cura dell'incontinenza urinaria. Diciamo che l'incontinenza si può dividere fondamentalmente in due gruppi importanti. L'incontinenza da urgenza, che è quella che si verifica quando c'è una perdita di urine preceduta da uno stimolo urgente. Quindi è un'incontinenza che può affliggere entrambi i sessi, non necessariamente secondaria a un intervento chirurgico. E poi c'è l'incontinenza da sforzo, che invece nel maschio si verifica dopo gli interventi chirurgici alla prostata, e che è quella che si verifica quando viene preceduta da uno sforzo, quindi da un colpo di tosse, uno starnuto, uno sforzo che causa l'incontinenza urinaria e la perdita di urine. In entrambi i casi è possibile eseguire delle terapie non necessariamente chirurgiche. Bene, non invasive quindi. Assolutamente non invasive, per quello è tanto più importante andare dal medico e parlarne il prima possibile, proprio per prevenire interventi più invasivi. Esatto, invece quando capita che si avverte lo stimolo di, però in realtà non c'è l'emissione, diciamo così. Allora, quella è la tipica. Bisogna capire quello che si verifica di solito quando c'è un'infezione urinaria. Quando c'è un'infezione urinaria abbiamo uno stimolo molto più forte rispetto a quello che poi è il riempimento vescicale. Sono tutte però condizioni che vanno accertate con esami specifici urologici che abbiamo a disposizione, alcuni anche banali, non invasivi e poco costosi, che però ci permettono di capire esattamente dov'è e qual è il problema. Anche la cistite riguarda questo? La cistite riguarda questa, perché nel caso dell'incontinenza ad esempio da urgenza, la prima cosa da escludere è un'infezione urinaria, che è la causa più frequente di impellenza e sindrome da urgenza frequenza. Può essere causata anche da stile di vita scorretti? Assolutamente sì, spesso semplicemente modificando lo stile di vita del paziente si riescono ad ottenere dei risultati eccellenti, come pazienti che prendono diuretici o che bevono un litro d'acqua prima di andare a letto e si lamentano della nicturia, cioè dell'andare frequentemente al bagno durante la notte. In questi casi basta cambiare l'assunzione del farmaco, l'orario dell'assunzione del farmaco, lo stile di vita, per migliorare il sintomo. Tra l'altro lavora presso? Io lavoro presso la clinica Nuova Villa Claudia, che è una clinica privata e convenzionata col Sistema Sanitario Nazionale. Lavoro in associazione con altri colleghi urologi, per cui siamo in grado di seguire il paziente in tutto il follow up, in tutte le patologie urologiche, dalla prevenzione al trattamento alla diagnosi delle patologie urologiche. Siamo un'associazione che si chiama Cura. E poi la nostra attività professionale ambulatoriale si svolge in tantissimi ambulatori in giro per Roma e provincia. Il bambino che fa la pipì a letto, come ahimè mi dicono sia capitato quando ero molto piccolo, che problema è? Quello problema sempre legato all'incontinenza? Esatto, si chiama enuresi notturna, di solito è un periodo molto limitato nella vita dei bambini che si risolve entro i 5 anni, però purtroppo è una condizione che può proseguire anche dopo. In quel caso diventa patologica e deve essere assolutamente accertato la causa di questa situazione, che può essere anche neurologica, quindi dovuta a un malfunzionamento dell'apparato urinario. Può essere un'enuresi primaria, quando non si riesce mai ad avere il controllo della menzione notturna, oppure potrebbe anche essere secondaria, cioè ripresentarsi in età adolescenziale o adulta in determinate situazioni di stress o di vita. Quindi sono tutte condizioni in cui l'urologo, sia maschio che femmina, è in grado di gestire e approfondire il problema. Hai detto una cosa che mi ha fatto pensare, adesso che nominavo la parola stress, ricordo, faccio questa associazione immediata, che ad esempio io, anche adesso credo, quando sono molto stressato, mi ricordo specialmente i primi esami all'università, andare di frequente in bagno, ma ci andavo davvero, ma
Come mai? Che cosa accade? Qualcosa allora, proprio? È normale? È normale. Cioè, lo stress genera. Lo stress aumenta l'eccitazione della vescica. È una cosa normale se si verifica raramente e solo in sì, condizioni fenomeni di particolari, stress. Certo. Però bisogna accertare che non ci sia una patologia di fondo che venga poi accentuata nel momento di stress. Quindi in chi ha questi problemi più frequentemente sarebbe il caso di fare approfondimenti diagnostici. Benissimo, e allora abbiamo dato i contatti, ma è bene ripeterli. Allora, dottoressa Gabriella Mirabile, come la si può contattare? Allora, o attraverso il mio numero di telefono 328-3555-615 o attraverso il sito dell'associazione o il mio sito personale www.mirabileurologoroma.it. Molto bene, grazie dottoressa. Grazie a voi.